Belfodil! A guardarlo in faccia ricorda un po' David Trezeguet. Ishaq Belfodil, con queste premesse, è destinato a diventare un grande attaccante. Pagato dal Parma quest'estate solo 2,5 milioni di euro, in pochi mesi la sua valutazione è triplicata. Adesso ne vale almeno 8, visto che solo domenica scorsa Pietro Leonardi ha rifiutato 5 milioni dallo Stoccarda, congedando i dirigenti tedeschi con una bella risata. Capocannoniere del Parma con 6 gol, Belfodil ha conquistato tutti, già dai primi giorni del ritiro. Io ho fatto subito il suo nome perché è un giocatore che ha tanta qualità, si vedeva e si vede, sta riuscendo a fare adesso, in questo momento, a fare quello che faceva, diciamo, in allenamento, cosa che ha fatto poco all'inizio, adesso sta cominciando a buttare fuori le sue qualità. Tra le qualità di questo ragazzo, che il 12 gennaio compie 21 anni, c'è sicuramente l'umiltà, perché nonostante ormai siano tante le squadre che lo stanno seguendo, Belfodil sa che per crescere ancora, Parma è la situazione ideale. Quando sei giovane è più importante di giocare. Qui a Parma noi giovani si facciamo bene, abbiamo la possibilità di giocare. Un conto però è la realtà, un'altra il sogno da bambino. Io guardavo sempre Real Madrid, però in Italia ci sono tanti grandi squadre, come la Juve, l'Inter, Milan. Sono... Domenica sarà l'occasione per conoscersi meglio e chissà che nella rosa degli attaccanti di Conte non spunti anche il nome di Belfodil, non ancora un top player, ma con tutte le caratteristiche per diventarlo. Per Sky Sport 24, Vanessa Leonardi.